Buongiorno, siamo arrivati a Savona, siamo partiti da Genova stamattina presto, tra l'altro il tempo molto freddo, la macchina era coperta di ghiaccio, ma non ci siamo spaventati. Siamo arrivati oggi qui a Savona e insieme ai nostri colleghi della Fisican Savonese, del Xen Genovese e del Xen Savonese stiamo portando avanti un nuovo lavoro per progredire e crescere nel nostro settore karate, partendo proprio da quella base iniziale che è quello del gruppo arbitri. Con un buon gruppo arbitri possiamo riuscire a dare un risultato positivo anche alle speranze e alle aspettative di tutti i tecnici di karate, da tutte le palestre e per tutte le palestre che sono iscritte sia alla Fisica che al XEN, nostro ente di promozione sportiva. Speriamo di riuscire in questo, seguiteci perché stamattina faremo alcune interviste, vedremo il tipo di lavoro che stiamo facendo e arriveremo a capire veramente l'importanza di questo lavoro. Grazie a tutti, vi aspettiamo e continuate a seguirci. Everybody sing the song, do da, do da. Well, everybody sing the song, all the do da day. Everybody sing the song, do da, do da. Well, everybody sing the song, all the do da day. All the do da day. Buongiorno, eccoci ancora qui al nostro microfono Video Web Xen con un'altra figura eccellente di questo gruppo di lavoro che stiamo portando avanti insieme ai tecnici della Fisica e quelli dello Xen per ridare vita a un settore molto attivo in virtù anche di quella convenzione che ci vede unita. Al nostro microfono il maestro Zucconi. Ciao Zucconi. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao a te. Allora, ci siamo, finalmente ci eravamo riproposti di fare questo lavoro, sì. Ci siamo arrivati, sì. Ci stiamo impegnando al massimo. Noi sabato scorso abbiamo fatto una prima riunione per contarci, vederci che eravamo sentiti, oggi siamo qui insieme per iniziare questo cammino. Con le prospettive future, dimmi qualcosa in merito. Ma io credo che potremmo veramente formare degli arbitri che sappiano veramente fare il loro mestiere, perché ho visto oggi, non mi aspettavo tanta presenza così, tanta volontà. Poi noi curveremo molto lo specifico, faremo molto arbitri dei kata, arbitri dei kumite, anche se l'arbitro può arbitrare tutto. Però in questa prima fase, anche perché abbiamo una gara molto presto, dobbiamo cercare di dare poco ma bene. Certo. Per adesso. Questo è importante. Tu hai detto oggi una bella presenza e ne mancano tanti, quindi io ho visto anche sabato a Genova, eravamo tantissimi, oggi ne mancano tanti perché alcuni avevano già molti impegni, quindi stiamo partendo, quindi piano piano arriveremo a coordinarci tutto. Quindi noi faremo questo lavoro per quanto riguarda la provincia di Genova, voi farete uguale, poi insieme faremo... Ecco, le prospettive che tu hai detto sono molto valide. È chiaro che tutto questo poi sarà unificato anche nell'abbigliamento, nella divisa e tutto, no? Quindi è importante. Un'altra cosa che volevo dire, Zucconi, era quello, cioè cercare di non fare, magari questo anche tu lo ritieni senz'altro positivo, di far combinare le cose in modo che non si accavallino tra fisica, perché sennò diventa una cosa inoperativa. Il problema è che non è facile quest'anno, certo. Perché noi, essendo l'anno, la fine del quadriennio, bisogna fare in 6 mesi tutte le gare a punteggio entro giugno, perciò abbiamo già difficoltà, però la prossima data l'abbiamo già trovata. Certo. È il 14 di febbraio, San Valentino, festeggeremo qua. Lo festeggiamo qua, siamo innamorati della nostra disciplina, della nostra disciplina noi. Quindi una bella cosa, cioè io la vedo positiva dall'aspetto di enti di promozione, ma la vedo positiva anche dall'aspetto federale, perché riunire tutte le compagini insieme secondo me è una cosa molto bella. Io ho visto in gare nazionali che sono andato dallo Xen, quando sono iscritto come palestra, certo. Il Karate Club, che sono veramente organizzati bene. L'arbitraggio è valido. In Liguria abbiamo bisogno di crescere, ma c'è un entusiasmo che a me ha fatto veramente piacere. Sono veramente disponibile perché meritano i ragazzi, meritano i tecnici, tutti. Beh, noi dobbiamo cavalcare le ali dell'entusiasmo, dobbiamo cavalcarle, dobbiamo dare l'opportunità a questi tecnici, a queste persone di poter lavorare senza creargli troppe difficoltà, perché come hai detto anche te prima, uno ha anche gli impegni, la famiglia, il lavoro, quelle cose là. Però anch'io la vedo così. E gli auguri per il futuro che potresti fare a questi che si avvicinano anche per la prima volta all'arbitraggio, mondo dell'arbitraggio, quali sono? Io sono che alla fine dell'anno sappiano già arbitrare discretamente
più, discretamente più. Bene. E ce la possiamo fare. E questo è importante. Bene, noi vi salutiamo, seguiteci, perché chi vedrà questo video capirà il lavoro che stiamo facendo, c'è l'impegno da parte di tutti noi. Un caro saluto e seguiteci da parte mia, Silvestro De Montis e Zucco. Ciao, okay. A tutti. Ciao. Eccoci finalmente qui a Savona, stiamo iniziando un lavoro bellissimo col Centro Sportivo Educativo Nazionale e con gli amici della FIGICA. Stiamo cercando di ricompattare tutto il settore karate operativo dell'Oxen a livello regionale. E già una settimana fa a Genova abbiamo fatto una riunione, sabato scorso, con tutti gli aspiranti nuovi arbitri, con quelli già arbitri, per contarci, vederci in faccia e mettere a punto quello che dovevamo fare. Oggi qui a Savona sta continuando sto lavoro che dovrà dare un risultato positivo. Al nostro microfono di Video Web Xen abbiamo il maestro Emiliano Marchi. Ciao Emiliano, come stai? Ciao, bene, grazie, tutto bene. Tutto bene. Senti Emiliano, noi abbiamo fatto questo incontro a Genova la settimana scorsa, c'eri anche tu, tra l'altro ti è stato dato anche l'incarico di responsabile della formazione degli arbitri e dei giudici. Il lavoro che oggi facciamo qui a Savona insieme agli amici della FIGICA, in questa convenzione benedetta che noi facciamo ogni anno, che ci pone comunque in una condizione positiva, come la vedete? La vedo come una cosa estremamente costruttiva, valida, un interscambio di valori, interscambio di attività che non può far altro che far del bene al mondo del karate, sia esso sotto l'egida della FIGILCAM che degli enti di promozione sportiva, che è una cosa che sicuramente tenderà ad unificare quelle che sono le attività sportive per quello che poi un giorno magari sarà un comune totale per tutti, una cosa unica per tutti. Quindi è una cosa utile e direi vantaggiosa per il mondo dello sport, del karate soprattutto. E questo è importante. Noi, come tu sai bene, perché tu sei stato anche un grande atleta, un agonista buonissimo, perché proprio i tempi in cui facevamo karate noi, tempi lì erano tempi molto duri. Quasi secoli fa. Vabbè, però quei secoli fa noi avevamo un karate che in Liguria era molto forte, era un karate che era partendo proprio dalle tradizioni di Luciano Parisi, con lo Shuku Kai, che ha dato vita a tante cose. Poi ci siamo un po' persi per strada, ultimamente ci siamo un po' persi, poi si erano un po' divise le cose, le federazioni andavano per la loro strada, gli enti andavano per la loro strada, sino arrivare a ricompattare, grazie proprio all'impegno anche del nostro ente a livello nazionale, questa convenzione nazionale con la FIGICA, che sta rimettendo un pochettino le cose in maniera di unione, come abbiamo detto. Oggi qui facciamo questo discorso, vediamo, abbiamo tanti arbitri FIGICA e anche i nostri XEN, molti aspiranti arbitri. Già da prossimamente faremo degli incontri a Genova, tu lo sai, dove tu sarai proprio docente in questi incontri per dare per la formazione. Altri, esatto. Ecco, una cosa importante che volevo dire è questo: cercare di non fare combaciare le attività federali con le attività dell'ente per non creare dei contrasti, per creare delle cose belle. È chiaro che tutto questo noi dovremmo farlo in uno spirito veramente di volontariato e soprattutto in uno spirito di crescita. Ora, attualmente la FIGICA quanti arbitri ha in Liguria? Te sai mica qualche numero? Il numero esatto non lo so, sicuramente una ventina, una trentina ci sono. Poi chiaramente non è che tutti e 20 e tutti e 30 le gare sono presenti tutti, perché poi l'impegno, essendo giusto un lavoro di volontariato, essendo un lavoro che va a colpire fasce che lavorano, quindi persone che magari hanno anche attività lavorativa nei giorni delle gare, riusciamo comunque tutte le gare a portare almeno i 7, 8, 10 arbitri necessari per poter gestire una gara. Poi, chiaro, quando gli arbitri regionali nostri non sono sufficienti, ricorriamo alle regioni amiche, cioè magari facciamo arrivare arbitri dalla Piemonte, dalla Toscana, dalla Lombardia. C'è un interscambio regionale, cioè se il nostro commissario tecnico arbitri Valicelli chiede al commissario tecnico degli arbitri della Lombardia 3 arbitri, 4 arbitri, ce li manda e viceversa. E questo è il discorso che noi ci proponiamo di fare anche noi, e speriamo di dover ricorrere molto spesso a chiamare arbitri da fuori, che vuol dire che l'attività va bene, fa bene. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo con questo primo contatto, io Emiliano Marchi vi salutiamo, seguiteci, grazie. Non perdeteci di vista, perché quello che stiamo facendo è importante, grazie a tutti. Grazie.
Ciao ragazzi, al nostro microfono video WebXE oggi il maestro Leandri Marco, che di fatto sabato scorso durante la nostra riunione del karate genovese, nel contesto di formare quello che è il gruppo Karate Ligure di nuovo operativo in tutti i settori, da settore arbitrale a settore tecnico, ha preso l'incarico di coordinatore per la provincia genovese del settore karate. Marco, oggi siamo qui noi a fare questo contatto con quelli di Savona, uniti insieme con quelli della Fisica, per dare appunto vita e corpo a quello che è lo spirito della convenzione fatta con la federazione. Come vedi tu questo lavoro che stiamo facendo? Secondo te c'è una prospettiva positiva, sì o no? Allora, innanzitutto noi abbiamo già fatto un nostro coordinamento a Genova sabato scorso per individuare anche le varie capisettore del CATA, del comité, appunto il responsabile che sono io del settore adesso della provincia di Genova, appunto per affrontare oggi l'incontro a livello arbitrale per quanto riguarda l'unione tra XEN e Fisican per seguire lo stesso indirizzo, anche perché il 20 di marzo ci sarà una gara appunto qui a Savona e quindi parteciperanno tutte e due le realtà. E quindi siamo appunto uniti per andare sullo stesso passo e con le stesse regole. E beh, questo è importante, senz'altro un lavoro che è in crescita, perché è in crescita. Il XEN si pone ancora una volta al centro di questo lavoro, cercando di stimolare, proprio coordinando la promozione sportiva che riguarda il settore karate e soprattutto cercando di riportare la nostra Liguria, che è sempre stata terra pionieristica nelle arti marziali fin dal passato, a livelli di una volta. È chiaro che questo prevede tanto lavoro per noi, perché comunque si vede un lavoro, anche se sempre volontariato, un lavoro propositivo e soprattutto di aggregazione con le varie componenti. Una cosa importante, cosa pensi di sviluppare col tuo impegno e col tuo compito, oltre al coordinamento? Cioè, vedi qualcosa di diverso da quello che può essere l'aspettativa di tutti gli altri, qualcosa di innovativo? Allora, innanzitutto questa cosa qui è giusta, anche perché era un po' mancato ultimamente anche sia a Genova che nella regione Liguria, quindi cercare di realizzare quello che prima c'era, come tu hai detto, era una terra di grandi campioni, anche di, dato che c'erano anche grandi maestri come ad esempio Parisi Luciano o Nagliati o altre evidenze, e quindi c'era una struttura sì complessa ma che dava sfocio a tanti campioni. Certo. Quindi questo, secondo me, per quanto mi riguarda nella provincia di Genova, è quello che vorrò fare, di aggregare appunto questi maestri nei vari settori, proprio per promuovere, divulgare, organizzare e mandare avanti la realtà, prima di tutto genovese e poi ligure. Bene, questo è molto importante, ringraziamo il maestro Leandri. Marco, oltre a essere un nostro collaboratore, un carissimo amico, da tanti anni ci conosciamo e con lui vi diciamo di seguirci e soprattutto di venirci dietro a questo lavoro, voi che siete amanti di questo sport, perché ne vedremo delle belle. Ciao a tutti, ciao. Ecco, qui vediamo al lavoro i giudici, quindi quelli che stanno facendo la preparazione, alcuni giudici del gruppo che stiamo portando avanti, stanno studiando, stanno facendo diciamo le verifiche dei regolamenti e delle situazioni che si potrebbero venire a trovare di fronte a loro durante l'arbitraggio. Questo in sintesi è il tipo di lavoro che noi faremo, un tipo di lavoro che comunque porterà dei risultati molto importanti. Proprio questo è il discorso, fare dei gruppi di lavoro per le varie categorie, per le varie specifiche funzioni. Speriamo di riuscire in questo impegno.
Eccoci ancora al nostro microfono, continuando questa carrellata di interviste dei vari componenti di questo gruppo di lavoro che stiamo ideando come Xen e come Fisica. Al nostro microfono il maestro Foglietti del Vado Ryu. Ciao Foglietti, come stai? Bene, grazie. Siamo qui con il direttivo della Vado Karate Genova per condividere la tua iniziativa, ottima iniziativa, della formazione di un gruppo di arbitri che migliorerà senz'altro, arbitri regionali, che migliorerà senz'altro la qualità dello svolgimento delle gare di karate nella nostra regione. E questo è importante, il nostro impegno è quello. E tu tra l'altro sei stato messo anche con un incarico particolare, che è quello di supervisore per il Vado Ryu, perché chiaramente, specialmente nei kata, questo è importante, che ci siano i maestri esperti del vario settore, della propria disciplina, per poter dare i suoi pareri. Ecco, nel futuro come vedresti di sviluppare un po' questo tuo lavoro? Senz'altro nelle mie possibilità cerco di dare la massima collaborazione sia a te che allo Xen, perché vedo che si dedica molto alla preparazione e allo svolgimento di un'attività sportiva, se si può chiamare dal karate sportivo, ecco. Karate non solo come arte marziale di autodifesa, ma dalla parte karate sport. Certo. Quindi, come ribadisco, nelle mie possibilità e nelle possibilità della Vado Karate Genova saremo pronti a collaborare con te, ringraziandoti di ogni volta che ti dedichi, che per lo Xen, vediamo che cerchi di dedicarti molto. Beh, è chiaro che l'insieme di vari componenti come il Vado Ryu, lo Shotgun, tutti gli stili di karate in questo progetto costruttivo è molto importante. Quindi noi ti ringraziamo senz'altro del tuo impegno, del tutto il tuo gruppo direttivo della Vado Kai, e soprattutto speriamo Vado Karate Genova, che comunque ha dato la sua disponibilità a fare questo. Posto appunto a tenere stage per la formazione di tecnici o aggiornamenti tecnici, soprattutto per quanto, degli arbitri, certo. Per arbitri, per quanto riguarda lo stile Vado Ryu. E questo lo faremo anche in futuro, quindi seguiteci, perché noi, come vedete, ce la stiamo mettendo tutta. Grazie e soprattutto continuate a starci vicino. Ciao a tutti. Ciao. Allora, siamo nell'altro gruppo di lavoro, siamo nell'altra sala dove si sta vedendo il lavoro che dovrà essere fatto dai giudici e dagli arbitri per quanto riguarda l'esecuzione del kata. Al nostro microfono abbiamo il maestro Vincenzo Tripodi, responsabile savonese dello Xen, del karate, e abbiamo una graziosa signora che però non mi ricordo il nome. Sabrina Damonte. Sabrina Damonte, che è responsabile, credo, della fisica. Sono presidente di giuria fisica, ma è un agonista, master. Ecco, soprattutto ha precisato agonista, questo è molto importante. Io penso che appunto anche gli atleti che sono stati campioni agonisti possono fare il lavoro di arbitri notevolmente meglio di quelli che non hanno fatto le due cose. Senti Vincenzo, abbiamo iniziato questo tipo di lavoro, abbiamo visto di là prima anche con Zucconi, e il settore karate è tutto per quanto riguarda il comité, però stiamo cercando di riportare in alto questa unione perfetta dovuta anche alla convenzione nazionale Fisica Xen, proprio per riuscire a riportare la Liguria ai vecchi valori come era nel passato, non dimenticando che la Liguria è sempre stata pionieristica nel settore arti marziali. Se noi pensiamo ai tempi ormai storici, tempi famosi, no? Dei grandi maestri, ci eravamo un po' persi, avevamo preso un po' di strade diverse. Fortunatamente da alcuni anni stiamo ritornando in quello che è invece l'unione tra la federazione e gli enti di promozione sportiva. Come vedi questo futuro lavoro che noi stiamo facendo? Certo, lo vedo bene anche perché devo comunque ringraziare i presidenti provinciali dello Xen in Liguria, che si sono veramente compiaciuti di riprendere questo lavoro che ormai si era perso da un po' di tempo. Li ringrazio per la fiducia che mi hanno dato. Cercherò di dare il massimo di me stesso per poter portare insieme agli amici della Fisicam e al maestro Zucconi, responsabile, grazie a lui e comunque per questi corsi di aggiornamento Fisicam, di kata e comité,
dell'arbitraggio e insomma cerchiamo di dare il massimo. Beh, questo senz'altro. Noi, per quanto tu sai, a Genova settimana scorsa abbiamo fatto una riunione grossa per quanto riguarda la provincia genovese di questo settore, proprio per ricompattare quel gruppo che si deve unire agli altri gruppi provinciali e insieme alla Fisica portare avanti questo discorso. È una crescita che nel futuro, come dice anche Zucconi, e la vede giusta, la vede come la vedo io, che dovrà essere veramente grande, perché comunque la Liguria deve ritornare veramente a rinverdire questo mondo del karate benissimo. Senti, un'altra cosa importante, hai avuto ultimamente contatti per quanto riguarda le nuove leve che vengono fuori anche nella provincia di Savona che si possono avvicinare a fare gli arbitri di karate? Sì, tantissimi, come ad esempio il maestro Sergio Bonetto, Bonetto Roberto, il maestro Sorin, il maestro Ivo Riccabuono, come ad esempio anche la maestra di Arma di Taggia Sabina Camarda, maestro Marco Godani di La Spezia e Marco Lamberti di Genova. Abbiamo tante realtà e abbiamo veramente un bel gruppo, un buon movimento. Io ringrazio tutti loro, anche i miei collaboratori, ma i miei allenatori, che senza di loro non saprei come fare, Vignola Dani e Gallo Riccardo, che sono veramente al mio fianco sempre, e li ringrazio anche per questo. Beh, io non posso che esprimere il mio compiacimento di questo lavoro che stiamo facendo. Come membro della direzione nazionale dell'ente è mio compito che questo cresca sempre, e non posso che essere contento, Vincenzo, perché veramente fra tante magagne che vengono fuori, le critiche, perché poi chi lavora, chi opera è sempre criticato, no? Chi non fa niente non è criticato, e stiamo riuscendo. Volevo qui al mio fianco invece questa graziosa signora, alla quale, tra l'altro con la quale collaboriamo, visto che rappresenta un pochettino il mondo Fisica, vedere il suo punto di vista su questo movimento che stiamo facendo, su questo tipo di lavoro. Com'è? Positivo, io penso. Sì, quello lì sicuramente è positivo. Bisogna lavorare tanto con i ragazzi, certo. Cercare di metterli assieme il più possibile e cercare di farli allenare, certo, tra di loro anche con altre palestre. E questo è importante. Beh, noi ci avvaliamo della vostra esperienza, perché chiaramente l'esperienza di alcune persone che fanno parte di questo mondo, di tecnici, di arbitri e tutto, è importante, perché solo dalla loro esperienza può venire l'arricchimento delle nuove leve, dei nuovi giovani, o non è così? Nuovi giovani e bisogna lavorare anche con i vecchietti. Sì, perché no, i vecchietti sono un po' legati alle vecchie tradizioni. Bravo. Certo, il mondo cambia. Si può cominciare con i ragazzini, ma si può anche continuare dopo una certa età. Non è detto che uno arrivato a 30 anni deve per forza smettere. Certo, questo è vero. Si può continuare. Questo è vero. L'importante è non accavallare le funzioni e soprattutto di non creare delle disparità in contrasto con le attività, perché poi si accavallano le attività. Questo che diceva anche prima Zucconi, cercare di fare in modo di camminare parallelamente senza accavallare, perché anche se gli impegni in quest'ultimo anno saranno forti, perché con le Olimpiadi alle porte, tutte le gare da fare, poi ci saranno i congressi e così via. Comunque noi ti ringraziamo dal tuo volontariato, soprattutto della tua buona volontà a fare questo. Io penso che da questa collaborazione venga fuori qualcosa di positivo. Visto che mi avvicinavi un'altra persona, volevo... Ecco, vieni pure, grazie. Vieni Bonetti, vieni. Roberto, il maestro Godani Marco, i miei perfetto. Collaboratori della Liguria. Bene. Ecco, anche da loro voglio sentire il parere su questa iniziativa che stiamo portando avanti. C'è voglia di crescere. La prima sensazione che ho avuto venendo qua dentro è di collaborare. Certo. Ci stiamo provando, porto la mia esperienza, spero sia utile. Deve essere utile. Sarà il maestro a dirlo poi. Sì. Piano piano facciamo piano, un bel lavoro. Piano piano andiamo avanti. Il mio parere è molto positivo, perché aggiornarci e avere nuovi stimoli è molto importante, sia per noi che gestiamo i ragazzi che per i ragazzi. E questo è importante. Bene, mi sembra di aver raccolto delle notizie positive su queste piccole interviste che abbiamo fatto. Abbiamo sentito i pareri di tutti. Noi vi diciamo solo una cosa: il Xen c'è, è presente, ci sarà sempre. Il nostro compito è quello di promuovere. Seguiteci, vi aspettiamo, siate sempre vicino a noi. Ciao a tutti. Ciao.
Bene, abbiamo finito con questo lavoro, come avete potuto vedere dalle nostre interviste, dall'impegno da parte di tutti, che il lavoro che ci siamo ripromessi di fare è molto importante. Le aspettative che noi avevamo non sono state deluse, l'impegno è totale, c'è molto entusiasmo, c'è molta partecipazione e siamo solo all'inizio. Sono convinto che la Liguria ritornerà ad essere una regione primaria nello sport del karate, oltre misura di quello che uno si può aspettare. A presto, al prossimo appuntamento, vi aspettiamo, seguiteci e stateci vicini, perché lo sport ligure ha bisogno di questo. Grazie a tutti.